Buongiorno, buon lunedì a tutti. Oggi è il 21 di settembre e quindi è il compleanno di Stephen King, che è uno dei miei scrittori preferiti, come ben sapete. E quale occasione migliore per festeggiare il compleanno del re che, scusate il gioco di parole, comunque, incominciare a spacchettare con voi le decorazioni di ogni santi che ho ovviamente in cantina. Dovete sapere, faccio una piccola premessa, questo è lo scatolone che contiene appunto le decorazioni. E dovete sapere che da un po' di tempo decoro tutto quello che posso appunto decorare a tema. E quindi nell'ambito appunto degli anni ho radunato parecchie decorazioni. Quindi ogni anno rischio sempre comunque di comprare cose doppie, di conseguenza mi sono decisa dall'anno scorso a fare uno scatolo unico con tutte le decorazioni e poi mi sono anche ricordata di aprirlo prima che inizia appunto il periodo in cui appunto i negozi incominciano a comparire le decorazioni. Quest'anno il tema scelto per le decorazioni è appunto Stephen King, o meglio i personaggi di Stephen King insieme al Paese delle Zucche. Questi sono i due temi quest'anno, quindi ovviamente le decorazioni saranno a tema personaggio appunto di King. Vedremo appunto che cosa uscirà fuori. Ho intenzione di, ad esempio, fare le scarpe insanguinate della lunga marcia piuttosto che qualcosa ispirato a Misery. Ovviamente ci saranno le gemelle di Shining, ma questo è ovvio. E comunque cominciamo a parlare di cose serie. Sono Serena, questo è il mio canale, Serena con un libro in mano. Parliamo di libri non solo, come vedete. E oggi dedichiamo a questo mega unboxing delle decorazioni di Halloween. E quindi cominciamo. Che cosa troviamo per prima cosa? Questo simpatico oggetto che vedete qua, non lo so ragazzi quanto durerà il video, probabilmente ci sarà una prima o una seconda parte, probabilmente. Questo simpatico oggetto che vedete qua e che appunto si accende da qualche parte, perché dovrebbe avere anche una, eccola. Questo dica si batacchio che appunto si va a collocare davanti alla porta di casa per un simpatico ingresso da parte dei vostri ospiti. Adesso lo spengo perché sennò siamo matti. Il livello sonoro di questa decorazione è notevole e va bene così. Non tutto ha le batterie, quindi purtroppo non vi posso far sentire tutto. Qui abbiamo un simpatico teschio che di solito metto appunto davanti alla porta, anche questo qua. Questo non ve lo posso far sentire appunto perché ha le batterie rimosse, comunque molto molto carino. E quindi quando ovviamente poi lo accenderò e lo sistemerò, ve lo farò vedere. Ancora a livello di decorazioni, anche qui abbiamo appunto il sonoro. Qui forse qualcosa c'è, ma la batteria va appunto sostituita. E guardate quanto è interessante questo amichetto qui. Va bene, andiamo avanti, se no facciamo notte. Qui abbiamo una simpatica strighetta che è stata all'epoca spacciata come Befana. In realtà credo che assomigli molto di più una streghetta, come potete appunto vedere. Anche questo credo, questa che credo che abbia, ah no, va bene, andiamo avanti. Vestiti vari, qua che cosa abbiamo? Ah, queste sono decorazioni a fantasmino, vedete quanto sono carine, che vanno appunto inserite un po' ovviamente sparse, però hanno la simpatica batteria, sono a LED, hanno la simpatica batteria, quindi li potete mettere anche fuori in esterno. Poi, questa è una cintura, credo, di qualche costume. Questo si mette ovviamente dalla maniglia della porta.
Poi andiamo avanti. Ovviamente l'immancabile borsettina per andare in giro a fare dolcetto, scherzetto immancabile, ma di questa ne ho parecchie. Poi, ragazzi miei, guardate qua che meraviglia. Per avere il chiodo in testa, guardate, bello. Vabbè. Poi, guardate questo, cioè, voglio dire, ragazzi, una figata pazzesca. Se volete toccare qualcuno rispettando il metro di distanza, questa è l'ideale, mano robotica. Poi, ovviamente, simpatiche cosette, diciamo, denti ovviamente da vampiro, palloncini, altra simpatica borsettina, questa volta di carta, qui abbiamo sempre borsettine, trombettine, parrucchina verde, perché mi è servita l'anno scorso per interpretare la strega. Mantello, guardate che meraviglia questo mantello, è uno dei miei preferiti, prefe in assoluto, guardate quanto è bello, tutte con tutte le decorazioni. Poi, altro mantello, questa volta un pochino più, diciamo così, Bram Stokeriano. Poi, vestito nero, ovviamente, con cintura abbondante e con l'aggiunta simpatico cerchietto zucchesco rotto, e quindi questo lo mettiamo da parte perché altre lucine a LED, guardate che meraviglia, queste sono con invece i aiutatemi con i pipistrellini, i pipistrellacci. Poi abbiamo delle calze ancora non utilizzate, calze diciamo per abbigliamento streghesco che non sono state ancora indossate. Simpatica bacchetta della regina delle zucche. Questo è, diciamo, un mastro. Scusate, ve lo devo far vedere. Ne ho anche un altro, quindi ovviamente si fa fatica ad indossarli entrambi comunque. Parlando di guanti, in questo periodo sicuramente questi sono assolutamente idonei a qualsiasi cosa voi vogliate fare. Guanti da mostro, scusate, me li devo appunto rimuovere. Poi abbiamo un simpatico cartello Warning Zombie Inside. Entra a tuo rischio e pericolo. Anche questo da collocare dove praticamente volete. No. Una bella arma contundente che può sempre essere utile, dato che è in plastica. Poi, altre lucine, questa volta a tema zucchesco, cinture varie. Questa è una tovaglia che si può utilizzare per fare appunto la, diciamo così, la cena del crimine. Vabbè, è comunque per fare appunto la cena a tema. La cena a tema. Scusate, ecco che mi ammazzo. Va bene anche questo coltello, purtroppo sempre in plastica e va bene così. Poi, questo è un pezzo di un vestito che probabilmente riguardava qualche cosa di vampiresco. Altro cestino ovviamente per metterci le cose. Fantasmino, anche questa è una decorazione. Vedete quanto è carina. Questo sempre risalta, sì. Per mettere i dolci. Se non sapete dove mettere i vostri dolcetti, ad ogni santi, ecco qui un simpatico vassoio. Denti, altri denti favolosi. Poi, unghie. Queste ne ho parecchie. Della strega, poi bandierine ovviamente non possono mancare in qualsiasi festa a tema, non mancheranno le bandierine. Questo sembra la borsa di Mary Poppins e va bene così. Poi altro vestito nero, ovviamente qui sono vestiti. Poi questa che mi piace tantissimo, che è appunto un'altra bella borsettina per dolcettini, però con la faccina del mostro di Frankenstein. Cappello da strega, però questo deve essere abbastanza mal ridotto. Poi altro
contundente. Poi maschera, ovviamente, sempre a tema Frankenstein, sempre a tema mostro. Poi abbiamo una simpatica decorazione stribisca, anche questa guardate quanto è carina, con la gonnellina, non la vorrei spaccare perché probabilmente si è salvata dall'anno scorso, guardate che carina, ovviamente l'ho aperta male, però nel senso è questo, e questa è stata appunto presa da Tiger. Poi cappello, anche questo favoloso, anzi me lo lascio proprio addosso quasi quasi, va bene, no? Poi andiamo avanti, altro vestito, questo è un vestito diciamo un po' particolare, dovrebbe essere appunto da mago. Ovviamente i vestiti non ve li mostro, magari farò un altro unboxing. Maschera favolosa che è stata indossata l'anno scorso. Poi altra maschera favolosa che è stata sempre indossata l'anno scorso. Adesso mi devo piegare perché sennò non arrivo sul fondo. Queste sono delle simpatiche lanternine, guardate che meraviglia. Poi altro vestito, poi fogli relativamente appunto a altre cose. Ovviamente qui bisogna un attimo entrare nella scatola, scusate. Guardate questo mantello, che spettacolo, scusate che balla tutto, bellissimo. Se ve lo faccio vedere bene, cioè, questo è quello. E quello viola sono i miei prefe in assoluto. Poi questo è diciamo il re delle chicche che è stato utilizzato l'anno scorso come decorazione, in realtà era un cappello che è stato attaccato a un sacchetto dei rifiuti, e questo mi ricorda come le decorazioni sono belle anche farle appunto da noi naturalmente. Poi simpatica streghettina con fil di ferrino. E che potete appunto utilizzare per decorare, guardate quant'è carina, e anche i suoi piedini. Poi, ecco che simpatica gamba di strega, anche questa fa parte delle decorazioni fai da te. Fai da te, scusate, andate dentro la scatola. Poi, vediamo un po'. Cosa ci è rimasto sul fondo, questo cappello strepitoso che mi voglio appunto lasciare addosso. Poi abbiamo ancora delle bandierine, poi abbiamo ancora, cosa abbiamo qua? Ah, queste, guardate che belle, queste qui in realtà mi sono state appunto prese anche queste dal Tiger l'anno scorso. Questo deve essere sempre un vestito. Poi abbiamo, scusate, devo proprio fare così, se no non riusciamo a venire ad arrivare in fondo alla situation. E ci rimane, cosa ci rimane? Ci rimangono due zucche, due belle zucche. Ci rimane questa, che è un'altra decorazione fatta appunto ad hoc l'anno scorso, guardate, si appendeva, è una maschera con parrucca e con tuo vestito abbinato. E poi cosa è rimasta? È rimasta, mi sembra, una lanternina, che però sta in fondo tutto. In fondo di tutto altre gambe di strega. Volevo farvi vedere la... Ah, poi abbiamo questo. Oh, ragazzi, questo stava in fondo ma merita. Guardate. Scusa. Lato tutto. Faccio vedere l'effetto, vedete? Effetto bambino vittoriano. L'effetto. Hai visto l'effetto? Si vede l'effetto, va bene? E tanto che ho provato il tutto, ecco perché sono tornata con un altro cappello e finalmente, altro cappello molto carino, e finalmente vi posso far vedere la lanterna. Scusate, mi sa che devo entrare nella scatola, troviamo il calderone ovviamente della strega, e qua abbiamo la lanterna. Guardate quanto è carina. Direi che abbiamo svuotato tutto.
adesso per niente, forse una lanternina, no, mi pare che la scatola sia perfettamente vuota. Io adesso vado a recuperare quello che è caduto perché abbiamo fatto un po' di macelli, però volevo fare una cosa molto, diciamo così, simpa, e appunto intrattenervi un pochino con qualche mia piccola follia. Fatto sta che, come avete potuto capire, le decorazioni sono parecchie. Ovviamente, questo era solo un unboxing e poi ve le farò vedere montate, però penso che inizierò dai primi di ottobre perché voglio dire. Mi sembra un po' presto e comunque bisognava fare naturalmente una ricognizione, svuotare tutta quanta la scatola. Io con questo vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video di Serena con un libro in mano. Ciao!